Ti piacerebbe installare il nuovo Windows 11 sul tuo PC, ma allo stesso tempo vuoi comunque mantenere l'installazione di Windows 10 attuale? Bene, allora hai trovato il video giusto. Ciao, sono Zane di Turbolab.it. Nel corso di questo video vedremo come installare Windows 11 in dual boot con Windows 10. E il risultato finale è esattamente quello che ti aspetti, ovvero all'accensione del PC, ad ogni accensione del PC, ti verrà chiesto se vuoi iniziare e partire con Windows 11 oppure se vuoi caricare il tradizionale Windows 10. Se l'argomento ti interessa e vuoi svolgere questa procedura sul tuo PC, seguimi! Prima di cominciare, vi ricordo che seguendo il link che trovate nella descrizione del video qui sotto, potete raggiungere l'articolo che abbiamo pubblicato su turbolab.it, con la procedura passo passo, i link alle risorse delle quali parleremo fra poco e tutte le informazioni aggiuntive delle quali potreste aver bisogno. Configurare il PC affinché possa fare dual boot tra Windows 11 e Windows 10 non è assolutamente difficile, ma è una procedura comunque un minimo articolata. In particolare guardiamo qui sul nostro articolo turbolab.it/445 e diamo un'occhiata ai passaggi che andremo a svolgere. Quindi per prima cosa dovremo verificare se ci sono tutti i requisiti necessari per svolgere questa operazione. Procederemo quindi rapidamente a fare un backup dell'installazione attuale. Daremo quindi una rapidissima ripulita a Windows 10 affinché sia possibile recuperare lo spazio necessario ad installare anche Windows 11. Dopodiché, appunto, creeremo la partizione nella quale installare il secondo sistema operativo, avvieremo quindi l'installazione di Windows 11 e la porteremo infine a termine in modo da installare Windows 11 di fianco a Windows 10. Come primissima cosa dobbiamo verificare che ci siano i requisiti hardware adeguati, fortunatamente non è nulla di tragico. In particolare, infatti, l'unico requisito hardware veramente forte che ci serve è che siano disponibili sul PC almeno 100 GB di spazio libero. Verifichiamolo quindi, apriamo risorse del computer, clicchiamo sul nostro disco C, clicchiamo quindi con il destro proprietà, eccolo qua, e possiamo verificare qual è lo spazio disponibile, lo spazio libero in questo momento. Quindi ci sono 109 GB su questo PC che vanno benissimo, che soddisfano appunto il requisito dei 100 GB minimi di spazio libero. Perché 100 GB? Beh, in particolare perché per installare Windows 11 ci serviranno circa 52 GB come minimo, però allocheremo e dedicheremo a Windows 11 60 GB. Per avere anche un pochino di respiro e installare qualche programma aggiuntivo. Gli altri 40 GB invece li lasceremo a disposizione di Windows 10, dell'attuale installazione di Windows 10, perché possa continuare a funzionare. Per quanto riguarda gli altri requisiti, devi quindi scaricare l'immagine ISO di Windows 11. Se ancora non l'hai scaricata, ti rimando a questo video nel quale ho inserito tutti i link e tutti i riferimenti per scaricare appunto l'immagine ISO ufficiale di Windows 11. Una volta che l'abbiamo ottenuta, che cosa ce ne facciamo? Beh, ci sono sostanzialmente due possibilità. Se il tuo PC già soddisfa i requisiti minimi per installare Windows 11, dei quali ti ho parlato in quest'altro video, puoi procedere immediatamente al passo successivo. Mentre invece se il tuo PC non soddisfa i requisiti minimi di Windows 11 perché ad esempio non dispone del chip TPM 2.0 oppure utilizza un processore troppo vecchio, devi modificare l'immagine ISO di Windows 11 affinché sia possibile installare il sistema operativo su qualsiasi PC. Ti ho lasciato tutte le indicazioni passo passo in quest'altro video che ho pubblicato qualche tempo fa. Bene, una volta che hai questa immagine ISO, cosa te ne devi fare? Puoi masterizzare su un disco DVD oppure puoi trasferire tutta la procedura di installazione su una chiavetta USB. Ti lascio qui sopra il video che ho pubblicato qualche tempo fa con tutte le indicazioni passo passo per trasferire l'immagine ISO di Windows su una chiavetta USB. A questo punto stai molto molto attento, l'installazione che stiamo per svolgere, cioè il dual boot, in linea del tutto teorica non dovrebbe crearti problemi all'installazione di Windows 10 attuale. Infatti in particolare non andremo ad aggiornare Windows 10, ma andremo ad installare Windows 11 di fianco a Windows 10, quindi la tua installazione attuale di Windows 10 con tutti i programmi e tutti i documenti rimarrà comunque accessibile e funzionante esattamente com'è in questo momento. Però siccome la sfiga ci vede sempre benissimo, ci sono mille e un problemi che possono presentarsi prima di andare oltre e quindi di importanza vitale fare un backup di tutto il computer attuale. Di più, ti raccomando di non fare un semplice backup copiandoti dati importanti da qualche altra parte,
ma di catturare un'immagine di tutto il disco attuale. In questo modo, se qualsiasi cosa dovesse andare male, ti basterà ripristinare l'immagine che hai catturato e quindi tutto tornerà alla normalità, esattamente com'è prima di cominciare la procedura. Ti lascio qua sopra la guida che abbiamo pubblicato a turblab.it, ad un programma gratuito che ti permette appunto di catturare immagini del tuo disco completamente gratuitamente ed in modo davvero molto facile. So già cosa stai per fare, stai per saltare completamente il backup per andare avanti. Non lo fare, mi raccomando, la procedura come detto è un po' delicata e quindi devi davvero davvero creare un backup prima di cominciare. Arrivati a questo punto è giunto il momento di preparare l'installazione di Windows 10 attuale ad ospitare anche Windows 11 di fianco. Quindi apriamo il nostro risorse del computer, eccolo qua, passiamo a questo PC. Individuiamo il disco locale, eccolo qua, clicchiamo sopra con il destro, facciamo proprietà per accedere a questo pulsante pulizia disco. Partirà così lo strumento di pulizia del disco integrato in Windows, clicchiamo anche pulizia file di sistema in modo di avere a disposizione ancora più voci, perché quello che vogliamo fare in questa fase è ripulire il disco attuale da quanta più schifezza, da quanti più file temporanei possibile. Ecco, una volta che si è aperto il pannellino, selezioniamo tranquillamente tutte le voci che ci sono disponibili e clicchiamo OK per avviare la pulizia. In questo momento stiamo ripulendo il disco con l'utility integrata in Windows da tutti i file temporanei. Una volta che avremo finito questa procedura, ti raccomando di utilizzare anche un programma dedicato, come può essere ad esempio CC Cleaner, per fare una pulizia ancora più profonda e liberare quanto più spazio possibile. Una volta che avrai terminato, ti consiglio anche di disinstallare tutti i programmi superflui, quelli magari che non utilizzi più, in modo da liberare quanto più spazio su disco possibile. Questo è importante per due motivi. Innanzitutto, come abbiamo detto, andremo comunque ad occupare una fetta di disco molto importante con Windows 11, quindi più spazio libero abbiamo a disposizione e meglio è. L'altro motivo è che se il tuo computer utilizza ancora un disco meccanico è necessario svolgere una deframmentazione prima di andare oltre. Quindi andiamo qui nel nostro PC, chiudiamo tutto quello che è attualmente in esecuzione, quindi tutti i programmi che abbiamo magari ancora aperto, passiamo anche qui nell'area di sistema per vedere se c'è qualcos'altro che possiamo chiudere. E una volta che abbiamo completato questa operazione, scriviamo qui deframmentazione sotto il nostro menu start, eccolo qua, deframmentazione, in modo da individuare e avviare l'utilità. Questa procedura, ripeto, è fondamentale in caso tu utilizzi ancora un disco fisso meccanico. Una volta che l'abbiamo aperta, individuiamo tutte le voci e una alla volta clicchiamo sulla voce ottimizza, eccola qua. In questo caso, se abbiamo appunto un disco fisso meccanico, stiamo svolgendo l'operazione di deframmentazione, che è importantissima, ripeto, prima di configurare un dual boot. Ciao, scusa per l'interruzione, se il video ti piace ti chiedo di cliccare sul pulsantone mi piace che trovi qua sotto per farmelo sapere, per me è sempre davvero estremamente importante, quindi grazie, grazie davvero se troverai un secondo per farlo. Se invece vuoi essere informato ogni volta che pubblico un nuovo video come questo sul mondo della tecnologia, non dimenticare di cliccare sul pulsante rosso iscriviti che trovi qua sotto e sulla piccola campanella di fianco, mi raccomando non dimenticare la campanella. Torniamo al video. Una volta che l'utilità di deframmentazione ha concluso il proprio lavoro, possiamo tornare al desktop, eccolo qua, e cliccare con il pulsante destro del mouse qui sul pulsante start. Da questo menu vogliamo selezionare gestione disco, eccolo qua. All'interno di questa utility nativa di Windows, quello che vogliamo fare è ricavare lo spazio dalla nostra unità C, quindi individuiamo la nostra unità C, eccola qua, e ridurla in modo da avere spazio libero a sufficienza per installare all'interno Windows 11. Dobbiamo quindi cliccare qui con il pulsante destro, cliccare riduci volume e poi digitare qui in questo campo la quantità di spazio che vogliamo liberare. Come dicevamo in precedenza, la quantità minima è di 60 GB, quindi in questo campo scriveremo 60.000 perché il valore va appunto espresso in megabyte. Chiaramente se il tuo disco è più grande, hai molto spazio a disposizione, puoi chiaramente aumentare questo valore in modo da riservare a Windows 11 una quantità di spazio maggiore. Una volta che abbiamo inserito il nostro valore qui, clicchiamo appunto riduci per avviare l'operazione. Fortunatamente l'utilità di Windows è veramente velocissima, quindi entro pochi secondi dovremmo visualizzare la nostra partizione non allocata. Eccola qua. Quindi, come allo stato attuale, abbiamo ridotto la partizione di Windows 10, quindi il sistema operativo attualmente presente, unità C, l'abbiamo ridotta, abbiamo ottenuto dello spazio libero, indicato come non allocata, eccolo qua, di circa
circa 60 GB. Quindi eccola qua la nostra partizione, è tutta nera in questo momento perché sarà quella nella quale andremo appunto ad installare Windows 11 fra poco. Arrivati a questo punto, prendi la tua chiavetta o il tuo DVD con Windows 11 e collegalo al PC. A questo punto riavvia il computer. Ti dovrebbe così comparire il classico testo bianco su sfondo nero che ti invita a premere un tasto per caricare da CD DVD, anche se sei partito da chiavetta USB, e avviare così l'installazione di Windows 11. In caso questo messaggio non ti dovesse comparire e caricasse Windows 10, come al solito devi accedere quindi al tuo BIOS oppure al tuo UEFI e selezionare di caricare per prima cosa, come prima periferica di boot, proprio la tua chiavetta USB oppure il tuo DVD. Per tutte le indicazioni specifiche per avviare il PC da chiavetta USB ti rimando a questo articolo passo per passo. Lo scopo ultimo comunque è arrivare alla schermata di installazione di Windows 11 che sarà simile a questa. Arrivato fino a qua clicchiamo, quindi controlliamo quindi appunto che la lingua da installare sia appunto l'italiano e sia selezionato tutto su italiano Italia. Proseguiamo con avanti e clicchiamo quindi installa. Per il momento possiamo quindi saltare tranquillamente l'inserimento del codice product key e scegliamo quindi quale edizione di Windows 11 installare. Clicchiamo su avanti e dovrebbe comparirci la schermata con le condizioni di licenza. In caso così non fosse, in caso ti dovesse apparire il messaggio non è possibile eseguire Windows 11 in questo PC, significa che il tuo computer non è compatibile. Ti rimando di nuovo alla guida passo passo che ti ho indicato in apertura dell'articolo per modificare l'immagine ISO e renderla in grado di installarsi su qualsiasi PC, anche quelli in caso non fossero compatibili. Io chiaramente questa operazione l'ho già fatta, quindi visualizzo le condizioni di licenza e posso proseguire. Arrivati a questa schermata è proprio quello che ci interessa. Dobbiamo scegliere personalizza, installa solo Windows, opzione avanzata. Arrivati a questa schermata il gioco è davvero quasi fatto. L'unica cosa che dobbiamo fare è selezionare la partizione che abbiamo creato in precedenza. In particolare sarà indicata probabilmente, eccola qua, come spazio non allocato. Per riconoscerla con certezza diamo un'occhiata anche alla dimensione, che è appunto di circa 60 GB, che è appunto la dimensione che avevamo ricavato in precedenza. Quindi siamo sicuri che questo spazio non allocato unità 0 da 60 GB è proprio la partizione che abbiamo creato per dedicarla a Windows 11. A questo punto ci basta selezionarla in questo modo e cliccare poi avanti per iniziare l'installazione di Windows 11. A questo punto non c'è niente di diverso rispetto al solito, dobbiamo semplicemente attendere che Windows 11 copi tutti i propri file e quindi svolgere la semplice procedura a video per terminare l'installazione. Non appena raggiunto il desktop di Windows 11 dobbiamo semplicemente attivare il menu che ci consente di scegliere quale sistema operativo avviare ogni volta che accendiamo il PC. Per farlo clicchiamo di nuovo qui con il pulsante destro del mouse, quindi sul pulsante Start di Windows 11 e scegliamo Sistema. Eccolo qua, la voce Sistema. Verrà così aperta la sezione dedicata di impostazioni dalla quale vogliamo cliccare su questo collegamento. Impostazioni di sistema avanzate. Una volta che si sarà aperta questa schermata, la sezione che ci interessa è avvio e ripristino e in particolare vogliamo cliccare sul pulsante impostazioni. Eccolo qua. Si aprirà così questa finestrella dalla quale possiamo scegliere le opzioni di dual boot. In particolare vogliamo scegliere da questo primo menu quale sistema operativo avviare di default, ovvero quando accendiamo il PC, se non selezioniamo nessun sistema operativo, quale deve avviarsi? Windows 11 oppure Windows 10? In linea di massima, se abbiamo scelto di svolgere questa procedura perché vogliamo continuare ad utilizzare il nostro PC con Windows 10, andremo a selezionare Windows 10. Se invece vogliamo sempre partire con Windows 11, selezioneremo chiaramente Windows 11. Io per il momento decido di selezionare Windows 10 di default e quindi dobbiamo spuntare questa casellina, ovvero visualizza elenco sistemi operativi per un numero variabile di secondi. Quanti secondi cioè devono trascorrere prima che venga avviato di default il sistema operativo che abbiamo scelto da questo menu. Per velocizzare un po' le cose possiamo scegliere ad esempio 15 secondi ed infine cliccare ok per proseguire. Siamo quindi infine quasi arrivati a destinazione, non dobbiamo fare altro che disconnettere la chiavetta USB oppure togliere il DVD di installazione di Windows 11 dal lettore. Quindi cliccare qui su Start e selezionare appunto riavvia il sistema.
E infine eccolo qui il nostro menu di dual boot. Come dicevamo, quindi finalmente abbiamo la possibilità di scegliere se avviare Windows 10 oppure partire con Windows 11. Quindi a questo punto io posso cliccare o l'uno o l'altro e verrà caricato il sistema operativo che ho scelto. Oppure in alternativa possiamo cliccare qua sotto su Modifica le impostazioni predefinite o scegliere altre opzioni per andare a modificare un po' di altre impostazioni. Si tratta chiaramente delle stesse che abbiamo modificato dall'interfaccia di Windows 11, però è comodo modificarle anche da qua. In particolare la prima modifica, il timer, possiamo scegliere dopo quanti secondi viene appunto avviato il sistema operativo predefinito in caso non scegliamo niente, oppure scegliere appunto qual è il sistema operativo predefinito. In questo momento abbiamo scelto Windows 10, quindi di nuovo, se non facciamo niente per il periodo di tempo che abbiamo indicato nella schermata precedente, verrà caricato Windows 10, però in alternativa possiamo anche scegliere di partire di default con Windows 11. Di nuovo, a questo punto ci sono due ambienti operativi, uno è separato dall'altro e chiaramente possiamo scegliere di partire con l'uno o con l'altro a seconda di quello che vogliamo fare. Chiaramente i due sistemi operativi sono comunicanti ed è possibile sempre accedere ai file di uno dall'altro. In particolare in questo momento io ho scelto di partire con Windows 11, quindi all'interno di Esplora File mi ritrovo due elementi, quindi il disco locale C, chiaramente è il disco che contiene il mio Windows 11 con tutti i file e i programmi che andrò ad installare, mentre invece disco locale D contiene l'installazione di Windows 10, quindi in questo modo io chiaramente posso sempre entrare e sfogliare tutte le mie cartelle, posso individuare la mia cartella utente, che in questo caso è questa qui che si chiama Info, posso farci doppio clic sopra, confermare la volontà di prendere i privilegi per poter accedere ai file e da qui posso sfogliare tutta la cartella per vedere i miei documenti che erano salvati all'interno del PC con Windows 10. Lo stesso chiaramente è vero anche dall'installazione di Windows 10 precedente, quindi in questo momento io ho scelto di avviare il PC con Windows 10 quando l'ho acceso. Mi basta entrare di nuovo in Esplora File ed ecco che mi trovo il disco locale C che contiene appunto tutti i miei file di installazione di Windows 10 e il disco locale che in questo caso si chiama E che contiene invece l'installazione di Windows 11 con i programmi e i dati di Windows 11 che di nuovo posso accedere ed aprire anche da questo sistema operativo. Questa modalità, ovvero la possibilità di accedere ai dati di un sistema operativo anche dall'altro, è quella di default ed è quella che la maggior parte delle persone desidera, poiché si ha appunto la comodità di accedere a tutti i documenti e ai programmi da un sistema operativo o dall'altro, indipendentemente da dove ci troviamo e con quale sistema operativo abbiamo scelto di avviare il PC. Ha però uno svantaggio, ovvero in caso dovesse entrare un malware, in particolare un ransomware, sul nostro PC, su uno dei due sistemi operativi, avrebbe accesso anche all'altro e quindi potrebbe distruggerci entrambi i sistemi operativi. Per metterci al riguardo da questa possibilità possiamo isolare i due sistemi operativi, ovvero fare in modo che uno non veda la partizione dell'altro e quindi ci sarà sempre e solo il disco C, indipendentemente dal fatto che si avvii il PC con Windows 10 oppure con Windows 11. Per fare questa procedura, se così desideri, cioè desideri non avere accesso ai dati di un sistema operativo e dall'altro, puoi seguire questa guida che ho scritto su turbolab.it per vedere come isolare le due partizioni. Bene, da Zane di Turbolab.it è tutto. Come al solito, se questo video ti è piaciuto, ti chiedo di cliccare sul pollicione mi piace che trovi qua sotto. Per me è sempre estremamente importante, quindi grazie. Grazie davvero in anticipo se troverai un secondo per farlo. Se invece vuoi essere informato ogni volta che pubblico un nuovo video sul mondo della tecnologia, quindi Windows come oggi, oppure Linux, Android, Bitcoin e tutto quello che è tech, non dimenticare di cliccare sul pulsantone rosso, iscriviti e sulla piccola campanella che trovi di fianco. Mi raccomando, non dimenticare la campanella. Al prossimo video! Ciao!